Ciao e benvenuto, io sono Andrea Concia e in questo videocorso gratuito impareremo come è strutturato un metodo di studio universitario, cioè come fare in concreto, molto in concreto, a studiare sia meglio che in meno tempo, in modo tale che tu possa sia studiare meglio, quindi ricordarti di più quello che studi, avere più sicurezza all'esame, eccetera, eccetera, ma farlo anche in meno tempo e questa cosa è possibile come vedremo nel corso di questo videocorso gratuito. Allora, giusto 2 secondi per farci le presentazioni. Io sono Andrea Concia, te l'ho già detto, sono questo ragazzo qui col maglioncino verde che sto parlando e sono il fondatore di Metodo Universitario, quindi il primo metodo di studio universitario in Italia. Insieme al mio socio Giuseppe Morello siamo i coautori appunto di Metodo Universitario, cioè siamo stati i primi che in Italia hanno creato un metodo di studio universitario. Ora, magari tu ti farai la domanda e dici, aspetta, ma il metodo di studio non era una cosa soggettiva? Non era una cosa che dovevano insegnarci a scuola? Non era una cosa che ne so, dove avrei dovuto imparare per fatti miei. Esatto, questa è proprio la prima cosa che andremo a trattare stasera, cioè parleremo di metodi che noi pensiamo soggettivi, vedremo che esistono delle componenti soggettive da studente a studente, ma che esistono una serie di fattori che non sono soggettivi, riguardano proprio i processi dell'apprendimento e che appunto non sono soggettivi. È quello che voglio insegnarti, perché se sei uno studente universitario, quindi stai cominciando adesso l'università o la frequenti già da qualche anno, quindi hai già un po' di esperienza relativamente agli esami, sei in sessione di esami, quindi in questo momento proprio specifico ci sono gli esami che devi dare, quindi stai preparando fisicamente gli esami, oppure non lo so, stai all'inizio dell'anno o è appena finita la sessione, quindi hai del tempo per poterti organizzare. Ci sono tutta una serie di accorgimenti, di strategie, di procedure che possono aiutarti nello studiare meglio o meno tempo, quindi costruendoti un metodo. Vorrei subito precisarti però una cosa, che questo video non sarà come uno dei video magari che puoi trovare su YouTube. Perché? Perché i video su YouTube, che per carità non c'è niente di male, ognuno può fare quello che vuole, i video che ci sono su YouTube sono video di altri studenti che parlano per loro opinioni riguardo il mio metodo di studio. Tutti i video che si trovano è il mio metodo di studio è così, il mio metodo di studio è così, esatto. Io non voglio fare questo, cioè non voglio parlarti di quello che è stato il mio metodo di studio, perché non esiste il mio metodo di studio. Certo, c'erano delle cose che magari facevo che potevano essere soggettive rispetto a me, ma come vedremo questi fattori non riguardano tecnicamente il metodo di studio, ma riguardano tutta una serie di processi che fanno gli studenti mentre studiano. Quindi quello che voglio dirti è che questo non sarà un video dove ti parlerò di mie opinioni, io ti parlerò di processi scientifici, di dati che insegnano da millenni, in alcuni casi da millenni, i più grandi esperti al mondo di apprendimento. Quindi non sarà un elenco di mie opinioni come mi trovavo io all'università, oppure se io mi trovavo a fare gli schemi, oppure magari dove ti darò qualche consiglio per passare gli esami. Allora segnati, dividi il libro in 4 parti e studia questa cosa prima, oppure che ne so, vai al ricevimento perché è importante. Questi sono tutti consigli che io adesso do per scontato, perché do per scontato che o hai già dato qualche esame all'università, quindi queste cose le sai già, oppure anche se stai partendo, sono cose che puoi trovare. Se stai partendo adesso all'università, sono cose che le puoi imparare al bar o le puoi imparare dai tuoi amici in facoltà, cioè sono cose che do per scontato in questo momento. Quello che mi interessa è aiutarti in questo momento a prendere quello che tu stai studiando, quindi qualsiasi libro, qualsiasi testo tu debba analizzare, qualsiasi lezione tu debba frequentare, anche se studi alle sbobine, vediamo che questa cosa non fa tanto la differenza nell'ottica del metodo di studio. Qualsiasi sia il tuo punto di partenza, in questo momento mi interessa aiutarti a studiare meglio o meno tempo, cioè fare cosa in concreto? Che cosa vuol dire studiare meglio o meno tempo? Studiare meglio o meno tempo vuol dire che tu, uno, non hai più problemi di distrazione mentre studi, perché questa è una delle perdite di tempo più grandi per gli studenti. Perché si parte tutto lì, se tu sei deconcentrato è ovvio che perdi tempo. Il secondo problema fondamentale che hanno gli studenti è quello di non sapersi organizzare, quindi hanno sempre la sensazione di avere qualcosa da finire, c'ho sempre un esame da studiare, c'ho sempre un capitolo da finire, non ho mai messo la parola fine. Come vedremo, questa cosa non è relativa alle tue capacità organizzative del tempo, in alcuni casi può essere, ma in modo ancillare, cioè in modo è solo una piccola parte, ecco, per farlo in termini semplici, è solo una piccola parte la gestione del tempo di quello che è il metodo di studio universitario, perché la cosa importante è che tu abbia la sicurezza di che quello che ti ricordi, quello che hai studiato te lo ricordi, perché se tu hai la sicurezza e quello che hai studiato te lo ricordi, è ovvio che diventa molto più semplice sia non distrarsi e sia avere una corretta gestione del tempo. Quindi questi sono più o meno i grossi problemi che hanno gli studenti universitari: problemi di distrazione, problemi nella gestione del tempo, problemi di memorizzazione, perché io finisco, almeno a me succedeva questo quando facevo i primi esami all'università e non conoscevo queste tecniche, queste strategie. Studiavo un libro, mi cominciavo a studiare, però non avevo mai la sicurezza, cioè appena chiudevo il libro
non mi ricordo, non sapevo se me lo ricordavo, cioè a volte mi dimenticavo quello che avevo studiato anche dopo un'ora. Non ne parliamo all'esame, cioè l'esame era proprio la strategia di studio. È ok, ho studiato, però speriamo che lo passo. Cioè, non c'è una vera e propria strategia in questo, non, è più un andare a provare l'esame, anche se hai studiato, però comunque c'è sempre un fattore di incertezza, non nelle domande che ti farà il professore o nella difficoltà dell'esame, ma proprio in quello che tu sai, cioè in quello che tu. In quello che tu ti ricordi di ricordare, sostanzialmente. E l'ultimo punto, l'ultimo problema che hanno gli studenti è proprio l'ansia per l'esame, cioè almeno questi sono i principali che mi ricordo dalla mia esperienza, dell'esperienza degli studenti che seguiamo oggi. L'ansia per l'esame è una delle piaghe, se vogliamo, per gli studenti universitari. Perché? Perché tu inizi a studiare, prepari anche, ma veramente io studiavo dalla mattina alla sera, non è che ti sto dicendo queste cose per sentito dire, so benissimo sia per me sia di tantissimi studenti che seguivo che dalla mattina alla sera si mettono lì a studiare. Però stanno sempre in ansia per l'esame. Conosco purtroppo persone che per l'ansia per l'esame si sono completamente inaridite, sono delle persone molto più tristi, dicono sempre di no quando si tratta di organizzare qualcosa, fare qualcosa di nuovo, andare a giocare a calcetto, andare, che ne so, al cinema, andare, che caspita ne so, qualsiasi cosa ti piaccia fare, si dice sempre costantemente di no. E questo ti inaridisce dal punto di vista personale ed è un problema per uno studente, perché poi tu sarai, come ti auguro, un libero professionista, non so, fare un lavoro che ti piace, qualsiasi esso sia, e comunque devi essere un professionista, quindi devi essere una persona valida che è arricchita anche dal punto di vista personale. Non puoi essere inaridito già dai banchi di scuola, cioè dai banchi di università. Quindi quello che ti voglio aiutare è proprio questo, cioè voglio aiutarti a costruirti una serie di strategie, una serie di procedure, quindi io ti parlo di procedure, di protocolli di studio, non di consigli, che ti possono aiutare a stare meglio in meno tempo, in modo tale che tu possa, uno, liberarti dall'ansia per l'esame, perché non, come vedremo non ha senso avere ansia per l'esame quando tu hai una strategia, ritrovare il piacere di studiare con passione e ovviamente, se lo vuoi fare, come ti auguro, laurearti velocemente e con voti alti, perché penso che l'obiettivo, che poi in realtà non è l'obiettivo di tutti gli studenti, teoricamente dovrebbe esserlo, no? Io mi devo laureare in corso e con voti alti, però non è l'obiettivo di tutti gli studenti, come vedremo più avanti. Ma partiamo prima da quelli che sono i metodi di studio soggettivi, cioè aspetta, ti ho spoilerato il primo punto. Adesso vorrei parlare di quelli che sono i metodi di studio soggettivi, cioè perché si parla di metodi di studio soggettivo? Vedremo che ci sono tutta una serie di accorgimenti che fanno gli studenti, perché? Perché per rispondere a quale problema? Cioè, il problema fondamentale che abbiamo noi studenti è che noi partiamo a scuola e facciamo il liceo, magari, o facciamo un altro istituto, e comunque la scuola dovrebbe insegnarci un metodo. Per quello parlavo del liceo, perché il liceo, per antonomasia, tu dovresti imparare un metodo di studio. Ma in realtà quello che avviene a scuola, faccio sempre questo esempio perché secondo me è efficace, è che ci buttano in acqua e ci dicono vai, impara a nuotare. In realtà, quando tu ti buttano in acqua, tu non impari a nuotare, impari a galleggiare, a restare a galla. Quello che abbiamo fatto noi studenti all'università e a scuola è stato restare a galla, cioè provare a nuotare come meglio potevamo, perché dovevamo fare, ragazzi, cioè la scuola è obbligatoria, l'università praticamente per tantissimi lavori siamo obbligati a prendercela, perché cioè ci vuole la laurea per fare determinati lavori, o comunque c'è una sorta di riconoscimento sociale, c'è una sorta di ok, mio figlio è laureato, quindi la laurea te la devi prendere, la laurea serve, e quindi ce la dobbiamo prendere sta laurea. Però non avendo il metodo ci troviamo appunto lì a galleggiare, cioè siamo iscritti ad una gara di nuoto, però non c'è, cioè non abbiamo avuto l'istruttore, cioè siamo lì che noi ci proviamo soggetti a. Ma non è che ti sto dicendo queste cose per giudicarti, cioè anch'io facevo queste cose quando partivo dai miei esami, io in qualche modo dovevo farlo, io sono uscito con 100 al liceo e all'università volevo andare bene, cioè mi interessava andare bene, non perché dovevo stentare il voto, non mi interessava, perché facevo dei sacrifici per lo studio e volevo essere ricompensato semplicemente, cioè volevo andare bene. E quindi era un problema, perché non avendo un metodo io mi mettevo là a studiare 10 ore al giorno, sotto esame arrivavo anche a 10-12 ore al giorno per preparare l'esame, però lo facevo in assenza completa di strategia. Questa cosa per me era un problema. E in questo modo rispondono gli studenti, l'ho visto sempre, dato che insomma io faccio questo di lavoro adesso, quindi seguo proprio studenti universitari con metodo universitario, te l'ho fatto vedere prima, no? Cioè noi insegniamo proprio di lavoro a studiare meglio e meno tempo agli studenti, quindi abbiamo i nostri corsi, i nostri libri, che poi dopo, se vorrai, potrai approfondire, ti metto il link magari nella descrizione di questo video. Però quello che mi interessa adesso capire con te è che gli studenti rispondono, cioè quello che ho capito attraverso la mia esperienza di coach con gli studenti universitari, gli studenti rispondono a questo problema di non avere metodo di studio con una serie di metodi di studio soggettivi. Cioè, ovviamente ci si convince che il metodo di studio, se nessuno me lo insegna, ovviamente il metodo di studio diventa una cosa soggettiva. Se siamo ad una gara di nuoto e tutti quanti nuotano a fatti loro,
per fatti loro significa come meglio credono, perché ogni tanto do delle parole in napoletano italianizzate, però cerchiamo di capirci. Se tutte le persone nuotano come meglio credono in modo soggettivo, tutti quanti si convincono che il metodo è soggettivo, quindi il modo di nuotare è soggettivo, non è che esiste lo stile libero, la rana, il delfino, no, esiste un solo modo di nuotare. Per la scuola, per l'università accade esattamente questa cosa, cioè tutti quanti ci mettiamo lì, nuotiamo, ma nessuno, studiamo, quindi nel caso specifico studiamo, ma nessuno ci ha mai insegnato un metodo, quindi automaticamente diventa il metodo soggettivo. Cioè, ai tempi di Galileo Galilei, prima di Galileo Galilei, tutti quanti dicevano: guarda, la Terra è piatta, cioè si vede che è piatta, non la vedevano curva, e quindi tutti quanti pensavano che la Terra fosse piatta, perché lo pensavano tutti, lo dicevano tutti, e a un certo punto diventava una cosa normale. Ma non è normale, perché esistono dei principi dell'apprendimento che, ripeto, si insegnano da millenni e che nessuno purtroppo ci ha mai insegnato. Cioè, nessuno ci ha insegnato a usare, come funziona la nostra memoria, come funziona la nostra concentrazione, come fare a ricordare quello che studiamo dopo aver studiato, come fare a ricordarlo all'esame, come fare a comprendere in modo tale da rielaborare. Quindi già mentre sto leggendo il testo posso già ricordarmi tutta una serie di informazioni, come faccio a esporle correttamente all'esame. Queste cose non ce le insegno, eppure si insegnano, si possono insegnare, ed è quello proprio che voglio spiegarti stasera, o oggi, non lo so quando stai vedendo questo video. Comunque è proprio quello che voglio spiegarti oggi, se hai la pazienza di guardare questo video fino alla fine. Ovviamente ti consiglio di staccare notifiche o quello che vuoi, cioè, nel senso, prenditi un po' di tempo, perché vedremo proprio in concreto quelli che sono tutti gli aspetti che possono aiutarti a studiare meglio in meno tempo. E come ti ripeto, come ti ho detto prima e ti ripeto, non sarà un libro, un video, scusami, sui miei consigli questo, cioè non ti darò consigli relativi al metodo di studio, ma voglio proprio spiegarti dei principi scientifici dell'apprendimento che possono aiutarti, mi auguro, a studiare meglio in meno tempo. Allora, quali sono i metodi di studio soggettivi? Cioè, com'è che gli studenti partono a studiare? Perché noi dobbiamo partire da quello che studiamo per capire, ovviamente, come studiare, come crearci un metodo di studio che sia oggettivo, cioè che sia relativo a qualsiasi essere umano più che a qualsiasi studente. Allora, tutti i metodi di studio soggettivi che usano gli studenti sono derivazione di un unico metodo in realtà, che è il metodo legge e ripeti. Perché ho fatto. Adesso vedremo tutte le varianti, no, del legge e ripeti. Perché ho fatto questa parte in grigio? Perché il grigio è il colore dei libri, cioè noi o leggiamo i libri oppure andiamo a seguire le lezioni, che molto spesso, purtroppo, non lo dico per giudicare, ma sono grigie, sono apatiche, cioè i professori purtroppo non sanno come motivare i propri studenti a fare le lezioni, e l'unico modo che hanno per motivarli è renderle obbligatorie. I libri sono obbligatori e le lezioni sono obbligatorie, giustamente, ma ripeto, non voglio fare polemica, però i professori non hanno studiato né come si parla in pubblico né come si scrive un libro in modo da catturare l'attenzione, quindi è ovvio che l'unica strategia che hanno per rendere interessanti le lezioni è renderle obbligatorie. C'è qualcuno che fortunatamente lo fa molto bene, cioè nel senso non rende le lezioni obbligatorie ma ti interessa veramente. Io ho avuto dei professori fantastici all'università e anche a scuola che veramente mi hanno insegnato a pensare e erano capacissimi di attirare l'attenzione, però purtroppo questa cosa non è sistemica, non lo fanno tutti. Si fa perché si fa, cioè nel senso chi lo sa fare lo fa, chi non lo sa fare non lo fa. E questa cosa è un problema che ricade sui noi studenti, ovviamente, che siamo lì, che vogliamo laurearci perché giustamente vogliamo raggiungere il nostro obiettivo, raggiungere il nostro sogno un domani di diventare il professionista che vogliamo diventare, e siamo in balia di noi stessi. Quindi per quello te l'ho fatto grigio di colore, ho usato il colore grigio. Dicevo, parliamo dei metodi di studio soggettivi. Come dicevo all'inizio, tutti i metodi di studio soggettivi sono derivazioni del metodo legge e ripeti. Il metodo legge e ripeti ovviamente ha delle varianti, non è che tutti quanti leggono allo stesso modo. Infatti c'è per esempio quello studente che va a seguire e poi dopo studia a casa, lo studente che non va a seguire e poi dopo studia a casa, lo studente che magari studia dalle sbobinature, lo studente che magari segue a lezione ma non studia a casa. Queste sono quattro combinazioni che ho creato, dove ho cercato di includere più o meno tutti quelli che possono essere tipologie di studente, cioè possono essere anche combinate, perché magari c'è lo studente che preferisce andare a seguire la lezione e studiare sia a casa, cioè andare sia a seguire la lezione e poi studiare anche a casa, e questo più o meno è una tipologia di studente. Poi c'è lo studente che non va a seguire la lezione, ma comunque studia tanto a casa, perché magari per esigenze, per altre cose sue, può studiare soltanto a casa. C'è lo studente che studia le sbobinature, che comunque è una derivazione dallo studente che segue le lezioni, quindi studiare dalle sbobinature più o meno è come studiare dalla lezione, se tu ci pensi, perché alla fine sono quello che dice il professore. E poi c'è lo studente che segue a lezione ma non studia a casa, perché a casa non ha tempo, o perché i libri magari non gli piacciono, non gli piace tanto come è scritto il libro, però sta attento a lezione e riesce comunque a passare l'esame. Non è possibile per ogni esame, non è possibile per ogni facoltà, ma ci sono tanti studenti che lo fanno.
Io per esempio facevo molto questa cosa al liceo, cioè al liceo facevo molto questo, cioè seguivo molto bene la lezione e studiavo poco a casa. All'università invece ho cambiato strategia e andavo sia a seguire le lezioni e studiavo a casa, infatti è per quello che studiavo veramente tantissimo, anche 10-12 ore al giorno, e perché dovevo, cioè era molto importante per me andare bene all'università in quel momento, in quel periodo, e quindi cercavo di impegnarmi al massimo, purtroppo però lo facevo senza strategia. Tutti i metodi di studio soggettivi, ragazzi, riguardano queste strategie, cioè se io, che ne so, studio che con sottolineo il libro, oppure se io mi ascolto le sbobinature, no, o mi ascolto le registrazioni, oppure mi leggo le sbobinature, oppure che ne so, mi trovo a fare i riassunti, sono più o meno sotto insieme di questi punti, cioè se io seguo le lezioni, magari mi riascolto la lezione, oppure mi seguo le sbobine, oppure magari non ho tempo per seguire le lezioni, studio a casa e quindi mi trovo a fare i riassunti, oppure mi trovo a sottolineare. Sono tutte cose che sono relative a questi quattro sottoinsiemi. E adesso io vorrei esaminarti tutti i vantaggi e svantaggi di questi metodi di studio soggettivi, in modo tale che poi dopo vedremo com'è strutturato un metodo di studio universitario, cioè quali sono i processi scientifici che riguardano l'apprendimento che possono aiutarti a studiare meglio in meno tempo. È quello che mi interessa ovviamente farti passare, come è strutturato un metodo di studio universitario. Però, ripeto, dobbiamo partire prima da quello che noi facciamo, perché noi per 15 anni, ragazzi, 15 anni noi abbiamo studiato leggendo e ripetendo, quindi non è che dall'oggi al domani posso fare tac, sì, adesso io memorizzo tutto, faccio, cioè è chiaro che ed è un processo, è per quello che noi ci spacchiamo la schiena a fare tutti questi video. Se tu guardi il canale YouTube, la pagina Facebook, il nostro sito www.penduniversitario.it, il nostro libro, cioè è pieno, pieno, pieno di materiali, molto spesso anche gratuiti, che mettiamo a disposizione per creare questa vera e propria cultura del metodo di studio, perché non, è difficilissimo cambiare 15 anni della tua vita che tu hai passato a studiare leggendo e ripetendo, è molto molto difficile, quindi prima dobbiamo partire da quello che noi facciamo, da quello che gli studenti fanno, a esaminare i vantaggi e gli svantaggi, dopodiché possiamo capire effettivamente perché e come possiamo strutturarci un metodo di studio universitario. Quindi, bando ai convenevoli, vado a seguire a casa, quali sono i vantaggi del vado a seguire, scusami, non vado a seguire a casa non posso seguire, vado a seguire la lezione, Madonna, fammelo aggiungere perché sennò mi confondo. Quali sono i vantaggi del vado a seguire la lezione e studio anche a casa? Sicuramente apprendi un sacco di informazioni, o almeno hai la sensazione che hai appreso un sacco di informazioni, cioè almeno quando studiavo io così, avevo la sensazione che sapevo un sacco di cose. Poi, quante di queste cose sapevo dire all'esame e al professore, questa era un'altra questione, però almeno avevo questa sensazione qua di apprendere un sacco di informazioni. Quali sono gli svantaggi? Gli svantaggi, per quanto riguarda seguire le lezioni e studiare a casa, sono che intanto richiede tantissimo tempo, perché se tu vai a seguire e poi studi anche a casa ci vuole un sacco di tempo. Questo non è un mistero, insomma, è abbastanza evidente. Poi non sei mai sicuro di saper ricordare quello che leggi, perché tu studi tanto, come ti dicevo, hai la sensazione di aver appreso un sacco di informazioni, però non sei mai sicuro veramente di ricordarle all'esame, non sei mai sicuro che te le ricordi nemmeno il giorno dopo, anche se studi tanto, non è rilevante quanto studi, perché comunque hai appreso un sacco di informazioni, però ce le hai in testa sostanzialmente, non sai come andarle a riprendere nella tua memoria, non sai come esporre correttamente in modo corretto all'esame, quindi in modo con un linguaggio tecnico all'esame, cioè non sai tutte queste cose. E poi non sei mai, come dicevo, l'ho già anticipato, non sei mai sicuro di saperle esporre correttamente queste cose, oltre che una serie di problemi che ho omesso perché sono un po' compresi in tutti questi metodi, che problemi di concentrazione mentre studi, problemi di distrazione a lezione, eccetera, eccetera, problemi di gestione del tempo, ansia per l'esame, questi sono un po' comuni a tutti i metodi. Qui mi sono cercato di focalizzare su quelli che sono gli specifici di questo tipo di strategia qui. Poi andiamo a vedere lo studente che magari non va a seguire e studia a casa, quindi magari ha l'esigenza di non poter andare a seguire le lezioni, però studia a casa. Allora il vantaggio è che risparmi tempo perché non vai a seguire, questo è sicuramente un vantaggio. Lo svantaggio però è che probabilmente non capirai, se non all'esame, quali sono gli argomenti più importanti dell'esame. E già a questo punto è fondamentale, perché c'è il rischio, se tu studi soltanto dal libro e non vai a seguire le lezioni, non cerchi quali sono le domande più chieste dell'esame, non frequenti magari anche gruppi su Facebook, che sono, ai miei tempi per esempio questa cosa non c'era, soltanto negli ultimi esami c'erano gruppi su Facebook in cui si condividevano le domande dell'esame, però adesso sono molto, cioè gli studenti fanno dei gruppi anche negli anni successivi, puoi andare a vedere nei gruppi gli anni successivi quali sono le domande più chieste per ogni esame, molto molto vantaggioso questa cosa. E ci sono dei siti internet che ti dicono quali sono le domande più chieste per l'esame, cioè non tanto perché tu voglia imbrogliare, diciamo, imbrogli all'esame, no, perché tu hai bisogno di farti un'idea
prima di cominciare a studiare su quelli che sono gli argomenti più importanti, altrimenti studi ogni pagina del libro in modo indistinta e purtroppo finisci per prendere un sacco di tempo. Questo è il purtroppo lo svantaggio dello studiare tutto il libro, cioè io studio tutto il libro però non so quali sono gli argomenti più importanti, e c'è il rischio che arrivo il giorno prima dell'esame e una persona mi dice: ma tu te lo sei fatto, non lo so, l'assegno circolare, te la sei fatta, che ne so, questa parte degli ormoni tiroidei, non lo so, sto inventando. E dici: no, non me la ricordo. E no, quella è una domanda che chiede sempre il professore all'esame, la devi sapere. No, cazzo, e mo come faccio? E quindi ti trovi l'ultimo giorno, la mattina prima dell'esame, come un esaurito che stai cercando di studiare il più possibile. Ecco, meglio se questo esaurimento non ce lo facciamo venire, cominciamo a studiare con una strategia. Quindi dedichiamo del tempo a farla prima questa cosa, ma la vedremo tra un attimo questa strategia. Quindi altro svantaggio: non sei mai sicuro di saper ricordare quello che leggi, perché anche se leggi a casa però non sai, questi sono comuni al metodo di studio precedente, perché se studi a casa non sei mai sicuro di sapertelo ricordare e non sei mai sicuro di saperlo anche spiegare al professore all'esame in un modo ovviamente corretto e non parlando a parole pie. Ah no professore, secondo me questa cosa ho letto, no, cioè devi usare all'esame ovviamente un linguaggio tecnico. Apro questa piccola parentesi, io con te cerco di spiegarti le cose in modo molto semplice, spero di avere comunque una chiarezza di fondo, poi ovviamente me lo fai sapere nei commenti se è così. Ogni tanto ci metto anche la battuta in napoletano, cioè sono molto informale, però questa cosa ovviamente è una confidenza che mi posso prendere con te. All'esame ovviamente io spiego le cose con il linguaggio tecnico. Se adesso mi mettessi a parlare tecnicamente, tu dopo 5 minuti avresti già staccato questo video e non saresti arrivato adesso ad ascoltare, che probabilmente sto parlando già da 20 minuti e non ce ne siamo nemmeno accorti. Perché? Perché è così, cioè nel senso adesso devo avere un tono da YouTube, un tono da Facebook, un tono da colloquiale, anche se comunque ti spiego delle cose scientifiche, delle cose elaborate almeno. All'esame devi usare un linguaggio tecnico, cioè devi fare in modo che il professore capisca che tu abbia capito, quindi non puoi parlare come parli al bar o come parli con i tuoi amici, ma devi costruirti un linguaggio tecnico. Anche questa cosa la vediamo dopo. Quindi terzo metodo di studio soggettivo, derivazione del metodo legge ripeti, c'è lo studente che studia dalle sbobinature. Quindi tra l'altro non so se sai da dove deriva la parola sbobina, magari ti interessa, però la sbobina, sbobinatura è perché un tempo, adesso si registra col telefono, col registratore, però un tempo si registrava con il mangiacassette, perché non esistevano i telefoni, si registrava dalla cassetta e c'era appunto la bobina, cioè le cassette, quelle a nastro, avevano le bobine che tu ti sbobinavi, nel senso che ti sentivi il nastro, e quindi c'erano delle persone che si mettevano a sentire questi nastri e li trascrivevano, e da lì appunto la parola sbobina, perché tu prendi la bobina e la sbobini. Vabbè, piccola curiosità, magari non ti interessava, però è una cosa simpatica, lo dici quando vai a prendere il caffè, ci fai una bella figura, perché adesso si registra col telefono, magari non si sa nemmeno, o magari lo sapevi già e non ti ho detto niente di nuovo. Vabbè, comunque qual è il vantaggio di studiare le sbobine? È sicuramente risparmiare tempo, perché non vai a seguire le lezioni e anzi hai anche l'altro vantaggio di capire quelli che sono gli argomenti più importanti per il professore, perché si dà per scontato che le ha dette il professore e quindi siano importanti quelle cose. Quindi è un grandissimo vantaggio il risparmio di tempo, e ce lo aggiungiamo anche il sapere capire, anzi a studiare argomenti importanti per il professore. In linea di massima questa cosa è vera, non è sempre vera perché non è detto che siano sempre argomenti importanti per il professore, però in generale diciamo che se l'ha detta il professore a lezione, tu la stai scrivendo alla sbobina, c'è la possibilità che questo sia un argomento importante. Quali sono gli svantaggi però? Uno, rischi di scartare qualche argomento importante che c'è sul libro, perché se tu studi dalle sbobine è chiaro che non integrando col libro potresti avere questo tipo di problema. Non sei mai sicuro di saper ricordare quello che leggi, e anche qui sono elementi comuni, e non sei mai sicuro di saper esporre correttamente all'esame. Ne abbiamo già parlato per il discorso di saltare qualche argomento, eh sì, perché se tu studi le sbobine oppure vai solo a lezione, anche lì hai questo piccolo problema, insomma, che vediamo anche nel metodo successivo, cioè nel modo di studiare, perché non è un vero e proprio metodo, nel modo di studiare successivo. Sostanzialmente l'unico vantaggio rimane che tu hai risparmiato tempo perché non sei andato a lezione. Questo è perché non, cioè fisicamente non ti sei spostato per andare a lezione, a meno che ovviamente non ci sia quella cosa di andare sia a lezione e studiare sia le sbobine. Lì è praticamente come questo, cioè è praticamente come vado a studiare a lezione e studiare a casa, perché il tempo è doppio. Poi ognuno ha la sua, tra virgolette, strategia, ha il suo modo di studiare, ma come vedremo nel metodo di studio queste cose non c'entrano tanto, cioè non c'entra tanto
come io faccio queste determinate attività, perché l'importante è che seguo dei processi, delle fasi che vedremo tra un attimo e che ti spiegano appunto e che hanno come obiettivo queste fasi di studiare strategicamente per l'esame. Cominciamo a ragionare così, ragazzi, bisogna studiare strategicamente per l'esame. Lo so che diceva io studio per me stesso, è chiaro che ognuno studia per se stesso è perché gli piace la materia, o almeno mi auguro che sia così, ti piace la materia che stai studiando. Però, cioè, non tutti possono, cioè, non puoi pensare che stai studiando il libro per te, perché altrimenti ti vai a leggere un libro alla Feltrinelli, ti vai a leggere un libro in libreria, se vuoi studiare per te stesso. Tu devi studiare, ovviamente, per te stesso, perché ti piace, e ti auguro che ti piaccia quello che studi, ma devi studiare strategicamente per l'esame, cioè devi costruirti una strategia per l'esame, perché altrimenti passi un sacco di tempo a leggere il libro, ma quella non è una strategia, leggere il libro, ok? Ultimo modo di studiare, tra virgolette, soggettivo per quanto riguarda gli studenti, è seguire la lezione ma non studiare a casa, che grosso modo è abbastanza simile a quello delle sbobinature. Perché? Perché tu, il vantaggio è che tu puoi capire quali sono gli argomenti più importanti per il prof, questo l'abbiamo detto già nel punto precedente, lo svantaggio è più o meno simile, cioè rischi di saltare qualche argomento importante che c'è sul libro, non sei mai sicuro di saper ricordare quello che leggi e non sei mai sicuro di saper esporre correttamente all'esame. Non ripeto tutte le altre cose perché ce le siamo già dette nei punti precedenti. E ripeto, ragazzi, ognuno di questi metodi, quindi ognuno di questi punti, aspettate, ognuno di questi, tutti i metodi che usano gli studenti per studiare, quindi sottolineare, evidenziatore, riassunti, andare a seguire, poi dopo studiare, rileggere, ripetere ad alta voce, tutti questi metodi sono metodi soggettivi e riguardano opinioni degli studenti che si sono costruiti nel tempo, perché ovviamente dobbiamo fare qualcosa, quindi è ovvio che anch'io studiavo leggendo e ripetendo, io avevo i miei bellissimi evidenziatori con cui sottolineavo i libri in vari colori e creavo anche la mia gerarchia. Quindi tutti questi sono strategie che noi usiamo perché non abbiamo strategia, cioè in qualche modo dobbiamo fare, quindi se esami dobbiamo passare facciamo quello che vogliamo, e tutti questi metodi sono inseriti in questi sottoinsiemi, cioè sono sottoinsiemi di questi metodi. Non li ho specificati singolarmente ognuno per uno, perché nessuno di questi in realtà è un metodo, nemmeno questi qui che ti ho parlato, diciamo tra virgolette, di metodi di studio soggettivi, non sono un vero e proprio metodo, perché se noi partiamo dalla definizione di metodo, infatti adesso andiamo a sfatare, vediamo qual è il mito da sfatare per gli studenti universitari. Se tu cerchi sulla Treccani, su Wikipedia, su quello che vuoi, che cos'è un metodo? Un metodo è una serie di passaggi che ti garantisce un risultato, cioè tu sai che facendo questo, questo e questo hai un risultato garantito, cioè raggiungi almeno un risultato. E cosa c'è di garantito in queste strategie? Cioè non, in tutte queste strategie ho come risultato magari quello di avere delle informazioni in testa, però non so, non me lo so ricordare, non so esporre all'esame, sto sempre distratto mentre studio, sto sempre in ansia prima dell'esame, la mattina prima dell'esame, sto in ansia pure dopo l'esame perché sto già pensando al prossimo esame, quindi sto sempre perennemente in ansia. Quindi capite che non ci vedo tanta strategia, non ci vedo tanto metodo in questi passaggi. Quindi tutti i metodi, sottolineare, ripetere ad alta voce, sono tutte delle opinioni che usano gli studenti, dei modus operandi, cioè dei modi di fare che abbiamo noi studenti per sopravvivere a questo problema enorme che abbiamo in Italia del non avere il metodo di studio. Ora, quello che voglio proprio aiutarti è costruirti proprio una strategia che è indipendente da tutto quello che tu fai. Se per carità, se vuoi continuare a sottolineare, se vuoi continuare a ripetere ad alta voce, fallo. Che ti devo dire? Cioè, non è che pretendo in un video soltanto di cambiare la tua opinione che è costruita in 15-20 anni della tua vita. I nostri studenti lo fanno, hanno diversi risultati, li puoi vedere sul nostro sito metouniversario.it e su studenti di successo, il nostro gruppo su Facebook, è un gruppo pubblico, puoi iscriverti gratuitamente e puoi vedere quello che fanno i nostri studenti, cioè i risultati che hanno con i loro esami cambiando questa strategia. Quindi ripeto, non pretendo in un video soltanto di farti cambiare idea, ti invito però a sperimentare, cioè ti invito a farlo sulla tua pelle, a sperimentare sulla tua pelle e non affidarti di me, ma affidarti di te, cioè di quello che tu fai applicando, quindi non fidandoti delle mie parole, ma applicando e provando a sperimentare delle strategie diverse. Quindi vediamo, qual è il mito da sfatare per gli studenti universitari? Il grosso mito che devono sfatare gli studenti universitari è che non è soggettivo il metodo di studio.
Questa è la verità. Perché? Perché quello che le persone chiamano soggettivo in realtà non è il metodo, ma una fase precisa dell'apprendimento. Una fase precisa dell'apprendimento che è, nello specifico, il momento in cui si ricevono le informazioni. Mi spiego. Cioè, ti spiego un esempio. Se io, per esempio, mi trovo bene a studiare in un certo modo perché mi piace sottolineare o ascoltare, qualsiasi cosa io voglia, ascoltare la lezione, ascoltare la registrazione, quello che, perché magari io ho una memoria uditiva e quindi mi trovo meglio ad ascoltare certe cose, oppure mi trovo meglio a sottolineare perché ho una memoria visiva e quindi ho bisogno graficamente di sottolineare il testo. Questo è irrilevante ai fini dell'esame, perché non stiamo parlando del metodo di studio che utilizzo, ma del modo in cui io ricevo le informazioni. Questa è la cosa da sfatare, e questo che nessuno ti ha detto, perché tutti quanti chiamano impropriamente il metodo di studio, lo chiamano che quello che in realtà è il modo in cui noi riceviamo informazioni. Certo che magari a me, per esempio, che sono una persona molto visiva, mi piace, vedi, fare tutte le cose colorate, mi piace fare i disegnini, mi piaceva sottolineare, ma queste sono, è una mia soggettività, cioè è un mio modo in cui io ricevo le informazioni. Altre persone, io avevo, per esempio, conoscevo una ragazza che, se tu le raccontavi qualcosa, quella si ricordava tutto, esattamente tutto quello che le dicevi, perché aveva una memoria uditiva e quindi si ricordava perfettamente le cose che dicevi. Però se tu la mettevi sul libro, non era tanto, cioè non le piaceva proprio, non era il suo forte, ecco, studiare dal libro, perché si trovava moltissimo ad ascoltare. Queste cose non c'entrano niente con il metodo di studio, cioè non c'entrano niente con i processi che tu devi, se parliamo di metodo di studio universitario, ovviamente, se parliamo di preparare gli esami, perché se stai parlando di leggerti un libro, fai come ti pare. Cioè, se hai un libro di narrativa che ti vuoi leggere, lo puoi leggere, lo puoi sottolineare, puoi ascoltare l'audiolibro, fai quello che ti pare. Io i miei libri me li leggo come mi pare, non è che sto lì a strutturarmi una strategia. Perché? Perché non ho l'obiettivo di passare l'esame, ho l'obiettivo, che ne so, di trovare piacere nella lettura, oppure di prendermi soltanto le parti che mi interessano da quel libro. Sono cose mie, come sono cose tue quelle che ti guardi il libro, quando ti leggi un libro. Quando studi per l'esame, invece, devi avere una strategia. Perché? Perché l'università stai facendo, spero che tu abbia degli obiettivi, quindi che voglia laurearti il più possibile velocemente e con voti alti, o comunque con una media che ti piace, non lo so, vedi tu. Però hai un obiettivo, hai l'obiettivo di passare l'esame, perché altrimenti non stai facendo l'università, altrimenti sei parcheggiato all'università e questo video non è per te. Infatti ho fatto questo punto, attenzione, costruirsi un metodo presuppone che tu stai veramente studiando per preparare gli esami, quindi per laurearti velocemente con voti alti. E questa cosa non è da tutti. Perché? Perché ti dico questa cosa? Perché ci sono molte persone, molti studenti ci stanno bene all'università, sono comodi, hanno l'affitto e le bollette pagate di mamma e papà, e chi glielo fa fare di costruirsi un metodo? Con questa cosa non voglio essere polemico, ovviamente, cioè l'ho scritta, è un po' polemica leggendola così, però anche a me i miei genitori mi aiutavano con le spese universitarie all'inizio, poi fortunatamente sono riuscito a diventare indipendente e mi sono pagato gli ultimi anni da fuorisede, sia l'affitto e sia l'università me lo sono pagato con lavori che facevo e borse di studio, perché ovviamente riuscivo a studiare in meno tempo, avevo voti alti e quindi avevo le borse di studio e riuscivo a guadagnare qualche soldino per pagarmi l'affitto. Però il punto è che non c'è niente di male se i tuoi genitori ti aiutano economicamente all'università, non c'è assolutamente niente di male. Ci sono però degli studenti che non si fanno dare una mano dai genitori, ci sono degli studenti che scroccano i soldi dei genitori, che si parcheggiano all'università, e per queste persone non chi glielo fa fare a costruirsi un metodo? Cioè, se io sto parcheggiato all'università, se ci sto 10 anni o 15 anni, a me che mi interessa? C'ho mamma e papà che sono contenti perché mio figlio sta studiando, anche se dai un esame all'anno, chi se ne frega, sta studiando mio figlio, quindi, ah, che bello, il fascino, mio figlio dottore, lui studia. Magari gli dicono pure le bugie, non potete immaginare quanti studenti conosco che sono costretti a mentire, a volte lo fanno per mala fede, a volte in buona fede, perché sono veramente troppo in ansia, quindi devono dire stronzate ai genitori, perché così così è l'unico modo che hanno per sopravvivere a quest'ansia, e dicono delle fesserie, o perché hanno un esame indietro e che magari non riescono a dare, o altre volte proprio in malafede, perché tu dai un esame all'anno, dice ai genitori che ne dai 5 e poi chissà quando ti laureerai, poi si vede, chi se ne importa. Ecco, esatto, questo video, mi dispiace se ti ho fatto arrivare fino adesso, questo video non è per questo tipo di persone, quindi se sei uno di questi studenti tra virgolette rassegnati, tra virgolette che non gliene tiene, significa, questo è proprio, non gliene tiene, non è manco napoletana come espressione, non gli va, è proprio provincia di Caserta, io vengo dalla provincia di Caserta, per cui lo faccio ogni tanto delle battute. Se sei uno di questi studenti che proprio non ha interesse a studiare
meglio in meno tempo, questo video non è per te, perché l'obiettivo di costruire questo metodo non è da tutti. Infatti, ovviamente, però, continuo la frase, perché ti ho fatto questa precisazione? Perché non devi passare il tuo tempo adesso a voler convincere, adesso ti spiego delle strategie che spero siano utili per te, però non devi passare il tempo a convincere altri studenti che devono fare anche loro questo. Cioè, questo metodo è come il Fight Club, non si parla del Fight Club, quindi tu studia, applica e poi parla con i risultati, cioè non metterti lì a parlare di tue opinioni. Fai, cioè dai gli esami, poi sono gli altri che ti chiedono come si fa. Non è da tutti questo metodo perché gli studenti non ti possono rispondere che scroccano i soldi dai genitori, non ti possono rispondere così che sono parcheggiati all'università. Ti devono dire che il metodo è soggettivo, che cioè non possono dire no, io non c'ho voglia, oppure non c'ho voglia di impararlo, oppure sto comodo a scroccare i soldi mamma e papà. Ma è questo veramente quello che pensano molti studenti, non tutti fortunatamente, ma molti studenti pensano questo e quindi devono dirti che il metodo è una cosa soggettiva, che chi devi sentire a questo col maglioncino verde, ma che vuole, ma chi è questo per parlare. Tu non ti fidare di me, non ti fidare del maglioncino verde, fidati di quello che puoi fare. Prova. Scarica le nostre video lezioni gratuite, guarda le strategie che ti spiego in questo video, guarda anche le altre strategie e vedi sulla tua pelle che queste cose funzionano veramente, cioè verifica sulla tua pelle e vedrai che altre persone non hanno nessun interesse ad applicarle perché, come ti dicevo prima, stanno parcheggiate all'università, non te lo possono mai dire, cioè non ti possono dire, ah sì, io effettivamente sto, come si dice, sto parcheggiato, che me ne importa a me quando mi laureo? Non te lo possono dire, ti devono dire che il metodo è soggettivo, perché non hanno nessun interesse a sviluppare un metodo, perché probabilmente ci stanno bene, sono comodi, mamma e papà gli pagano tutto e stanno bene così. Ecco, questo video non è per queste persone. Cioè, mi dispiace se vi ho fatto arrivare fino a qui, non c'è nessun problema, fate quello che vi pare, ok? Se avete la possibilità di mantenervi 10 anni all'università, 20 anni all'università e dare un esame all'anno, per me non c'è problema. Però, ecco, noi ci rivolgiamo a quelli che chiamiamo studenti di successo, cioè quegli studenti che vogliono laurearsi velocemente con voti alti o comunque vogliono raggiungere il loro obiettivo. Non ci interessa avere, ah, io prendo 30, non è il 30 in sé, è che io voglio raggiungere il mio obiettivo è fare quello che voglio fare dopo la laurea, ok? Sono questi studenti a cui ci rivolgiamo e che soprattutto cioè non hanno questa visione dell'università come se deve essere una cosa brutta da passare. No, l'università può essere una bella esperienza che magari ti accompagna per anni e anni della tua vita e in cui puoi magari anche goderti qualcosa, cioè puoi goderti quello che è il tuo percorso, puoi fare delle amicizie, delle relazioni, cioè puoi fare tante cose belle all'università e non è soltanto seguire le lezioni e studiare dei libri, l'università e anche tutto il resto. Comunque, quali sono i fattori soggettivi veramente che hanno gli studenti? Andiamo un po' più in concreto. I fattori soggettivi che hanno gli studenti sono magari il tipo di memoria, ce lo siamo già detti prima, no? Il tipo di memoria degli studenti può essere uditiva, quindi preferisco ascoltare le lezioni, può essere visiva, quindi ho bisogno di sottolineare le informazioni sul libro. Questa cosa non c'entra niente con il metodo, ce lo siamo già detti, però è un fattore soggettivo riguardo agli studenti. Poi ci sono le esigenze degli studenti, magari io non ho tempo per andare a lezione, perché lavoro, perché abito lontano, e anche questo è un fattore soggettivo che non c'entra col metodo, adesso lo vediamo. Poi ci sono le modalità di verifica di apprendimento, quindi dipende dall'esame, dalla cattedra, dal tipo di facoltà, sono tutta una serie di fattori che riguardano le modalità di verifica dell'apprendimento che non c'entrano col metodo se non in maniera collaterale, cioè proprio nell'ultima fase, quella dell'esposizione, può cambiare sensibilmente la strategia, ma è veramente in modo collaterale perché anche in questo caso, se io faccio un'università, una mistica, un'università scientifica o qualsiasi tipo di università, oppure il mio professore è stronzo, oppure il mio professore è cattivo, oppure il mio professore è bravissimo, questa cosa non c'entra assolutamente niente con il metodo di studio che utilizzo. Ho usato questa espressione provocatoria, il professore stronzo. Ovviamente io ti ripeto, ho avuto dei professori bravissimi all'università e a scuola. Non c'è niente di personale con dei professori che purtroppo non fanno bene il loro lavoro, però è anche vero che io sento, parlando ogni giorno con studenti universitari, sento tutti i giorni persone che dicono: ah no, quel professore fa andare avanti i raccomandati, quel professore, che ne so, boccia a fatti suoi, ti tira il libretto in faccia. Ecco, ragazzi, che noi purtroppo non possiamo cambiare questo tipo di persone, non possiamo cambiare il modo in cui queste persone fanno il loro lavoro, però possiamo cambiare uno il metodo di studio che utilizziamo e due il significato che diamo alle loro parole, perché cioè ricordati che se il professore fa così, cioè se il professore fa questo, è sempre una persona che, dico una frase forte, però un mio professore all'università mi disse questa cosa: l'università è degli studenti, i professori sono soltanto degli assistenti autorizzati. Ricordati questa cosa, l'università è tua, tu stai pagando le tasse, quindi uno spazio tuo. Se ci sono dei professori che tirano un libretto in faccia o che fanno tra virgolette, gli stronzi all'esame,
Non è una cosa che possiamo cambiare, ma puoi cambiare tu, puoi cambiare il significato che dai alle parole di quel professore, che è un professionista che stai pagando tu con le tue tasse e che sta lì per aiutarti sostanzialmente. Alcuni lo fanno bene, alcuni lo fanno male, ma questa cosa non deve interessarti, perché la cosa importante, l'unica cosa importante deve essere questa, cioè come tu studi è l'unica cosa che, il tuo metodo di studio è l'unica cosa su cui hai tu potere, cioè non c'è professore stronzo che tenga, non c'è esame difficile che tenga, se tu cambi il tuo metodo di studio puoi cambiare i tuoi voti domani mattina, oppure puoi cambiare semplicemente la tua felicità, la tua serenità mentre studi o prima dell'esame da domani mattina in poi. E questo è il fattore su cui ti devi concentrare. Poi gli altri slogan politici a dire ah sì, cambiamo l'università, i professori, benissimo, lasciamoli a chi di dovere. Adesso quello che ci interessa, almeno quello che mi interessava a me, era come studiare meglio in meno tempo. Questa è la cosa fondamentale. Quindi, quali sono i fattori che non sono soggettivi invece per quanto riguarda il metodo? I processi di apprendimento mediante i quali gli esseri umani comprendono, memorizzano e poi espongono informazioni non sono soggettivi. Cioè tutto quello che non è soggettivo per quanto riguarda lo studio sono i processi di apprendimento, cioè non come io ricevo, il modo in cui io ricevo le informazioni, in modo uditivo, in modo visivo, sottolineo, mi faccio le sbobine, lo studio le sbobine, oppure che ne so, mi trovo ad andare a lezione, no, a me le lezioni non mi piacciono, no, ma che devi fare andare a lezione, non c'è andare, perdi tempo, eccetera, 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 che sono tutte opinioni e non mi interessa parlare di opinioni, ragazzi, ci sono tantissimi video su YouTube, andatevi a vedere quelli, ah, il mio metodo di studio è così. Io mi segno la data dell'esame sul calendario, divido il libro in 4 pagine. Quelle sono tutte opinioni che non ci interessano e sinceramente, se lo vuoi proprio sapere da me, non fanno la differenza per lo studio, perché quello che veramente fa la differenza è la strategia di studio, il metodo di studio che tu utilizzi per preparare gli esami universitari. Io, Giuseppe Moriello, faccio questo brevissimo inciso che non voglio essere autocelebrativo perché è semplicemente quello che facciamo. Io e Giuseppe Moriello siamo stati i primi in Italia a creare un metodo di studio universitario, cioè siamo stati i primi a prendere quello che insegnavano i più grandi esperti al mondo di apprendimento e applicarlo prima sui nostri esami, perché io in primis ho finito tutti i miei esami in corso, cioè quindi ho applicato quello che insegno, è esattamente la stessa cosa a Giuseppe, però siamo stati i primi a renderci conto di questo problema e non soltanto applicarlo per i nostri esami, ma ad insegnarlo e a metterlo in una procedura che è pensata per studenti universitari. Non insegniamo questo metodo magari a, non lo so, chi deve leggere libri per fatti suoi o chi deve fare l'imprenditore, magari ha dei libri da studiare per fatti suoi, perché non è quello il nostro lavoro. Noi ci rivolgiamo a studenti universitari o comunque a studenti che stanno magari all'ultimo anno di liceo, stanno finendo il liceo e vogliono prepararsi per l'università. Sono queste persone, sono questi gli studenti a cui ci rivolgiamo e non prendiamo altri studenti. Non è che ci mettiamo a prendere altri studenti che ne so, hanno altri obiettivi. Perché? Perché il nostro metodo funziona per l'università. Poi certo che aiuta anche, potrebbe aiutare anche uno studente che studia al liceo o uno studente che studia, che ne so, che legge libri per fatti suoi. Certo che possono aiutarti in generale, ma quello che ci interessava era creare una strategia che ti permettesse di passare gli esami, non fare belle parole, dire ah sì, adesso facciamo, vediamo, adesso ti spiego la tecnica segreta che ti fa diventare un genio, oppure che ne so, cioè ti spiego come puoi fare a leggere 50 pagine al minuto, eccetera, eccetera, che sono tutte cose, ci ho fatto altri video sopra, quindi guardatevi gli altri video del canale e ti spiego perché non insegniamo questo tipo di strategie. Però quello che ci interessava era rivolgerci agli studenti universitari e non parlare per opinioni né pompare tecniche che ti facessero diventare un genio o che ne so, tecniche da superpoteri. Quello che ci interessava era aiutarti a studiare meglio e meno tempo per gli esami universitari. È questo che noi facciamo. Quindi, come si fa a farlo? Andiamo un po' in concreto. Come si fa a farlo? Come si fa a costruirti un metodo di studio universitario, cioè un metodo di studio, una strategia di studio pensata per gli esami universitari? Allora, intanto, ci sono 4 fasi, queste sono le 4 fasi. La prima cosa è proprio questa, cioè devi studiare in fasi. Se tu ti dai dei processi, quindi ti metti in sequenza e dividi le fasi dello studio, già questo ti permette di organizzare il tempo. Però questo non significa dividi il libro in 4 parti e se hai 1000 pagine da studiare, studi 250 pagine al giorno. Questa non è una strategia. Perché, ripeto, ragazzi, l'unica strategia che abbiamo è questa. Nel momento in cui noi siamo senza strategia, quindi siamo buttati in acqua e diciamo ah sì, impara a nuotare, l'unica cosa che ci rimane è questa, e per carità, chi lo fa ha tutta la mia ammirazione. Io lo facevo prima di voi, cioè mettevo lì e studiavo dalla mattina alla sera e ripetevo più volte possibile, ma a ripetere più volte possibile e sperare di passare l'esame non può essere la strategia. Cioè, lo capisco, è eroico, lo facevo anch'io,
Però non può essere una strategia, cioè ci vuole un minimo di ingegneria, non nel senso che studio ingegneria, ma nel senso che creo un sistema per studiare che devono avere tutti gli studenti universitari per appunto superare il loro esame, quindi per studiare strategicamente per l'esame. Quindi quali sono queste fasi? La prima fase, quindi andando proprio in concreto, la prima fase è l'organizzazione, cioè tu prima di cominciare a studiare devi dedicare del tempo per organizzare, è la fase più importante, è la fase più importante per gli esami, perché se tu non organizzi prima come devi studiare, non, cioè non, partiamo proprio dal punto di vista sbagliato, cioè devi dedicare del tempo per organizzare gli argomenti che devi studiare. Qual è l'errore che fanno gli studenti? Non si organizzano, cioè partono direttamente, aprono il libro, cominciano a leggerlo a caso, si fanno l'infarinatura generale senza fare l'organizzazione. Qual è l'obiettivo dell'organizzazione? Quindi quali sono i vantaggi in realtà del fare l'organizzazione? Intanto non ti distrai più mentre studi, perché hai organizzato a priori quello che devi studiare ed hai un tempo limitato. Quindi tu dici, ok, che vuol dire organizzare? Organizzare vuol dire che tu devi selezionare in anticipo quelli che sono gli argomenti più importanti da studiare e devi partire da quelli. Questo vuol dire organizzazione. E questo risponde al principio di Pareto, che lo citiamo tante volte, un principio per cui tu nel 20% del tempo ottieni l'80% dei risultati. Quindi tu devi dedicare del tempo a capire quelli che sono quel 20% di argomenti, cioè qual è quel 20% di argomenti che ti dà l'80% del risultato, quali sono gli argomenti più importanti che chiede il professore all'esame, che sai che sono più importanti per la materia, devi dedicare del tempo a capire quali sono. Ma io non so quali sono le domande per l'esame. Ci vuole tempo, l'organizzazione è una fase dello studio. Se tu pensi di capirlo così, dall'oggi al domani, e dici, ah, ok, adesso no, non si fa, ci vogliono un paio di giorni, cioè ci vuole del tempo per capire come organizzarti. Una volta che l'hai fatto, poi cominciare a studiare. Quindi i vantaggi sono che non ti distrai mentre studi perché hai organizzato a priori quello che devi studiare. Sai in anticipo, prima di iniziare a studiare, quelli che sanno gli argomenti più importanti, quindi non arrivi all'ultimo giorno di lezione e dici ah, o l'ultimo giorno prima dell'esame dici ah no, si chiede pure questo argomento, non lo sapevo, e devi studiare come un ossessionato il giorno prima dell'esame. Non arrivi il giorno prima dell'esame e dici ah, oh cazzo, il professore chiede proprio questo. Questo secondo me è un grande vantaggio, perché non arrivi all'esame che il professore ti fa una domanda e non sa, tu non sai nemmeno di cosa stai parlando. Se dedichi un po' di tempo prima dell'esame a capire quali sono gli argomenti più importanti, hai un'altissima probabilità di sapere in anticipo quelli che sono gli argomenti più chiesti, e quindi non solo studi meglio, non solo sei più concentrato, ma fai anche più bella figura all'esame. Questo un po' il concetto. Gli svantaggi invece richiede un po' di tempo, ce l'ho detto, richiede un po' di tempo all'inizio prima di iniziare a studiare, ma si tratta di tempo investito, non è tempo perso, ma è tempo investito su di te. Hai sempre un minimo di incertezza, cioè sì, ok, è ovvio che non è che ah sì, io non so però per certo quali sono le domande per l'esame. Ok, è sempre, anche soltanto se fosse la tua logica, il tuo ragionamento che ti dice secondo me questi sono i 30, 20, 40, 50 argomenti più importanti all'esame, mi faccio quelli, soltanto così saresti più preparato. Quindi sì, hai un minimo di incertezza, ma è sempre meglio di non fare assolutamente niente, cioè sempre meglio organizzarsi in modo sbagliato e meglio di non organizzarsi proprio. Perché? Perché se anche tu non trovassi le domande per l'esame e scegliessi quali sono gli argomenti più importanti, anche solo prendendole dai gruppi Facebook o parlando con altre persone della tua facoltà, questa cosa ti darebbe una maggior preparazione. Perché? Perché tu potresti andare in profondità con quegli argomenti e hai, come adesso ti spiego, la possibilità di costruirti un linguaggio tecnico, costruirti un'esposizione corretta, memorizzarli bene, e quindi faresti più bella figura all'esame. Questo è un po' il concetto. Quindi, finito con l'organizzazione, andiamo a vedere la seconda fase, che è quella della comprensione. Quindi già questo, ragazzi, già studiare in fasi, quindi prendersi il tempo per organizzare. Adesso ti dico anche le percentuali, finito questo, però devi arrivare fino alla fine, perché se no non te le dico. Te lo dico per tenerti un altro po'. Abbiamo quasi finito comunque. Te lo dico per tenerti un altro po' agganciato. Seconda fase, comprensione. Quindi ci sono delle fasi da rispettare, questa è la cosa più importante. Seconda fase, comprensione. Quando ho finito l'organizzazione, inizio la comprensione. Comprendere vuol dire rielaborare. Che vuol dire? Vuol dire che noi non dobbiamo studiare dal libro, quindi non dobbiamo studiare per il libro, ma dobbiamo studiare per l'esame, quindi studiare per risposte, dobbiamo rielaborare, cioè dobbiamo mettere quello che prendiamo, perché quello ti dico è assolutamente inutile se tu studi sottolineando, facendo che ne so, ascoltando le lezioni e facendo i riassunti, è assolutamente inutile. Perché? Perché se tu rielabori, tutto quello che fai è inutile. Se tu, noi per esempio insegniamo a farlo tramite gli schemi a cascata, che sono una derivazione delle mappe concettuali, però adesso quello che, una derivazione delle mappe concettuali pensata ovviamente per essere memorizzata, che adesso ti spiego la terza fase, però quello che vorrei che ti passasse adesso è,
Ok, tu devi rielaborare, cioè devi ragionare per risposte, non devi ragionare per quante pagine devo fare, altrimenti ti metti a fare gli schemi come riassunti. Dici, ah, quanti schemi devo fare? Oggi ho fatto 3 schemi, va bene, ma che ne so io se va bene se hai fatto 3 schemi o se ne hai fatti 10? Quello che è importante è che tu abbia rielaborato questi schemi e contengano delle risposte. Cioè tu, se tu avessi questo foglio davanti all'esame e potessi spiegarlo al professore, questo foglio potrebbe contenere una risposta da 30 e lode. Questo è quello che ci interessa adesso. Poi sì, certo che non andrai all'esame col foglio, questo lo so, non è che ti sto dicendo che devi imbrogliare, ma in questa fase mi interessa che tu impari a rielaborare, cioè impari a ragionare per risposte e non per domande, perché poi vedremo ovviamente come memorizzarle. Se tu fai riassunti, se tu ti metti a sottolineare il libro, se tu ascolti soltanto la lezione, questa fase non ti aiuta a rielaborare. Perciò ti dico che è irrilevante quello che fai. Tu puoi anche continuare a sottolineare, puoi anche continuare ad ascoltare le lezioni, però l'importante è che tu rielabori, quindi crei degli schemi che ti permettono di ragionare per risposte, con cui dopo ovviamente andremo a memorizzarle. Quindi quali sono i vantaggi? I vantaggi sono che, primo, sai già rispondere ad una domanda dell'esame, questo è fondamentale. Quindi prima dell'esame tu sei già allenato a rispondere alle domande. Secondo, ricordi molto più di quello che studi anche prima di iniziare a memorizzare, perché soltanto rielaborare ti permette di ricordare molto. Poi ci sono anche delle strategie per memorizzare, però tu già così potresti ricordare molto. E perché? Perché tu ragioni per risposte, la nostra mente ragiona per risposte, noi facciamo domande e risposte. Socrate, per esempio, insegnava così, insegnava facendo domande e risposte con i dialoghi, che poi dopo sono stati i dialoghi platonici, però insegnava per risposte. Molto importante questo perché ti permette di ricordare un sacco di cose. Terzo vantaggio, elimini le distrazioni perché devi scrivere e quindi il cervello non può più vagare. Per quello ti parlavo prima di schemi a cascata, perché se tu fai gli schemi è impossibile. Se tu leggi, 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 rileggi, rileggi, leggi 4 volte, 5 volte il libro, è chiaro che devi passi un sacco di tempo e perdi un sacco di tempo e ti distrai. Mentre se tu fai degli schemi, quindi rielabori quello che, ma ripeto, non sono riassunti, non è che io ti sto dicendo di fare riassunti. Si tratta di rielaborare quello che studi attraverso una sequenza specifica e che quindi ti permette di eliminare le distrazioni perché tu devi scrivere, cioè scrivi, il cervello non può più vagare se ti metti lì a scrivere perché è un apprendimento, si chiama attivo, cioè rendi quanto più possibile attivo l'apprendimento e quindi ovviamente ti trovi con più concentrazione mentre studi. Gli svantaggi anche qui che richiede apparentemente rielaborare richiede apparentemente un po' più tempo rispetto al solo sottolineare, ma è tempo anche in questo caso investito. Perché? Perché se tu ci metti un po' di tempo per rielaborare, è vero che all'inizio ci vorrà un po' più di tempo, soprattutto all'inizio per prenderci la mano, però è tempo investito, sia perché hai imparato una nuova competenza, cioè a rielaborare, e secondo perché tutto il tempo che impieghi poi dopo tu lo utilizzerai per memorizzare, perché altrimenti questo esercizio non avrebbe senso. Se tu non avessi la memorizzazione, è chiaro che potrebbe sembrarti tempo perso, ma non è tempo perso perché adesso arriva la fase di memorizzazione. Quindi andiamo a vedere la fase della memorizzazione, chiudiamo con la comprensione. Terza fase, l'ho già spoilerata come mio solito, la fase della memorizzazione. Quindi, che cosa vuol dire memorizzare? Memorizzare vuol dire avere un sistema di memorizzazione, cioè memorizzare, noi pensiamo, le persone pensano che voglia dire ripetere. Io leggo, 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 ripeto, ripeto, ripeto e questo, cioè dovrei far entrare il libro nella mia testa a furia di sbattercelo, ok? Però questa cosa non funziona se tu non hai un sistema di memoria, devi crearti, e noi questa cosa l'abbiamo spiegata già gratuitamente, quindi se vuoi vai su www.metauniversitario.it, poi ti metto il link nella descrizione e guardati il video 2, il video sul palazzo della memoria. Giuseppe Morier lo spiega gratuitamente quello che è il palazzo della memoria. Però in generale adesso mi interessa che tu capisca che tu devi crearti un sistema, cioè se tu hai compreso le informazioni, quindi tramite gli schemi a cascata di cui abbiamo parlato prima, quindi hai rielaborato quello che hai letto, quindi c'hai un foglio con uno schema, tu puoi memorizzare le informazioni che hai attraverso un sistema, che nello specifico si chiama Palazzo della Memoria. Cioè il Palazzo della Memoria è una tecnica che usava già Cicerone, Giordano Bruno e tantissimi altri personaggi illustri della storia dell'umanità, con cui appunto loro stupivano, non i professori perché non facevano gli esami, ma stupivano il loro pubblico. Giordano Bruno si dice che abbia imparato a memoria la Bibbia, Cicerone era famosissimo per le sue orazioni con cui lui poteva andare a memoria per ore e ore intere. Quindi, la fase di memorizzazione richiede il crearti un sistema. È chiaro che
In questo caso non ha più senso dire ah, io mi trovo a sottolineare, io mi trovo a ripetere oralmente, perché non stiamo parlando di questo. Cioè, se tu ripetere oralmente lo utilizzi per memorizzare, non c'entra niente con il metodo di studio universitario. Certo, se tu vuoi dire ah, il mio metodo soggettivo è che io mi trovo a studiare, ma probabilmente non hai mai provato a usare una tecnica di memoria, un sistema di memoria. Quindi, ovviamente, che cosa ti rimane fare? E ti ripeto, non lo dico per giudicare perché lo facevo anch'io, cosa che ti rimane fare? Ti rimane leggere più volte che poi il libro. Guarda, ti racconto questa cosa su di me perché è interessante secondo me. Mi capitò una volta di fare un esame, il mio primo esame all'università, e io ho preso 22. Mi dico, non me lo posso mai scordare, io arrivavo da 100, ero uscito con 100 al liceo, quindi ero tutto gasato, adesso prendo 30, prendo 80, e ho preso 22. Rifiutai il voto perché vabbè, volevo un voto più alto, ho studiato tanto, ho studiato 2 mesi e quindi dissi ok, adesso rifaccio l'esame. Lo rifeci però senza una strategia, senza un metodo di studio, senza un sistema di memoria, quindi ristudiai esattamente come avevo studiato la prima volta. Il professore mi rifece le stesse tre domande, incredibile, mi rifece le stesse tre domande dell'altra volta, le stesse tre, disse mi risponda a queste, e io risposi esattamente come avevo risposto la prima volta, cioè senza argomentare in modo tecnico, senza aver memorizzato bene le domande, senza aver, non mi ero organizzato il materiale, non mi ero fatto degli schemi, non avevo creato un sistema di memorizzazione e non mi ero nemmeno esercitato ad esporre correttamente queste informazioni, che è la quarta fase, te l'ho anticipata. E come andò a finire? Il professore praticamente mi mise 23 per la buona volontà, per dirsi: guardi, apprezzo quello che ha fatto, però più di 23 non posso, perché io non li valevo in quel momento, cioè dalla mia esposizione non valevo più di 23, quindi fu giusto il professore, non fu cattivo, è che io non avevo un sistema di memoria, cioè non avevo un metodo di studio, non avevo un sistema di memorizzazione, non mi ero esercitato oralmente per l'esposizione, perché magari uno dice ah sì, io ripeto oralmente, ma questo riguarda te, cioè la fase dell'esposizione non vuol dire ripetere oralmente, nel senso dal libro, non te l'anticipo perché ormai ci siamo, la fase dell'esposizione non vuol dire ripeto, ripeto, ripeto ad alta voce, cioè perché devo memorizzare quello che ho studiato. No, la fase dell'esposizione serve a simulare, ecco, simulare la parola giusta, simulare le condizioni dell'esame a casa tua. Cioè, tu non devi esercitarti, non devi ripetere per memorizzare, perché questo è l'errore che fanno gli studenti. Ripetono non per simulare l'esame, quindi migliorare il proprio linguaggio tecnico, migliorare la propria retorica, la propria qualità di esposizione orale. No. Ripetono per memorizzare. È chiaro che in assenza di strategia è l'unica strategia che hai, magari molte volte, ma come ho detto già prima, ragazzi, studiare tanto, ripeto, ripeto, ripeto e speriamo che passo l'esame non è una strategia di studio. Dobbiamo cominciare a imparare. Non ce l'hanno insegnato a scuola, mi dispiace, non mi hanno insegnato nemmeno a me, però dobbiamo prenderci la responsabilità di costruirci un metodo di studio universitario per appunto crearci un sistema di studio e quindi un sistema di memorizzazione nel senso che adesso vediamo anche vantaggi e svantaggi di entrambi, nel senso che noi abbiamo un sistema per memorizzare le cose che abbiamo compreso e poi ci alleniamo ad esporle. Con questa fase qui, quindi io prima organizzo, poi comprendo, poi memorizzo e poi espongo, queste quattro fasi non sono soggettive, sono un processo che, ripeto, non abbia, cioè, noi l'abbiamo ideata questa procedura, l'abbiamo messa insieme a noi, ma abbiamo messo insieme quello che insegnano da millenni, in alcuni casi, nel caso di Cicerone sono millenni, i più grandi esperti al mondo di apprendimento, i più grandi esperti al mondo di memoria, di retorica. Cioè, noi all'università siamo dei piccoli oratori perché dobbiamo convincere in modo orale o scritto una persona a darci un voto, quindi dobbiamo esprimere la nostra preparazione e per farlo ci vuole una strategia. Quindi, esaminando i vantaggi della memorizzazione, tanto ce li siamo già detti, i vantaggi della memorizzazione sono che hai la certezza di memorizzare quello che studi, vabbè, facile, è ovvio, avere un sistema, quindi impiegare un'intera fase per memorizzare, adesso ti dico anche in che percentuale. È ovvio che hai la certezza di memorizzare quello che studi, o almeno hai una percentuale molto elevata, cioè non è speriamo che lo passo, ma puoi verificare, ecco, puoi verificare quello che hai memorizzato, te lo ricordi. 2. All'esame mostri una preparazione perfetta per l'enorme quantità di dettagli tecnici che conosci. Molto importante questo, molto importante, perché tu all'esame, se conosci tanti dettagli tecnici, sembra che hai studiato anche molto di più di quello che hai studiato, perché è dai dettagli tecnici che una persona si accorge di quanto tu abbia. Ovviamente devi comprendere, non è che perché alcuni studenti mi dicono: no, ma io devo capire le cose che studio, non devo memorizzare. Ok, è un'altra fase, si chiama comprensione, viene prima. Tu, dopo che hai capito, devi memorizzare. Chiarito questo? Quindi all'esame mostra una preparazione perfetta perché hai un'enorme quantità di dettagli tecnici, sai un'enorme quantità di dettagli tecnici e non hai più i voti di memoria appena hai chiuso il libro. Molto importante perché
Se tu chiudi il libro e subito ti dimentichi quello che hai studiato, è un problema perché anche demotivante, secondo me, almeno per me lo era demotivante quando preparavo gli esami. Gli svantaggi invece della memorizzazione è che richiede un po' di tempo, anche come la comprensione richiede un po' di tempo perché prima di chiudere il libro devi fare delle cose, cioè devi costruirti, devi fare le mappe mnemoniche, devi applicare il palazzo. Poi ripeto, le abbiamo spiegato queste cose anche gratuitamente. Poi, se vuoi, ovviamente puoi continuare con i nostri corsi, con i nostri libri, cioè facciamo dei corsi che durano giornate intere, ore e ore, addirittura centinaia di ore di corso. Perché? Perché vogliamo veramente aiutare, facciamo questo il lavoro, quindi vogliamo veramente aiutare gli studenti prendendoli per mano, passo dopo passo, millimetro per millimetro, con un metodo che li puoi accompagnare poi dopo per ogni esame, quindi non solo per un esame, ma per ogni esame, liberarsi da questo problema dell'ansia per l'esame o ci metto troppo per laurearmi o che ne so. Anche perché ti ripeto, noi non abbiamo studenti che hanno problemi a studiare, cioè è difficile, si avvicinano a noi persone che hanno problemi a studiare, abbiamo studenti comunque in gamba che magari, o perché non hanno un metodo, o perché ci mettono tantissimo tempo per studiare, vogliono capire come studiare meglio e meno tempo. Quindi, o perché hanno una media che non li soddisfa, e quindi, che ne so, vogliono prendere voti più alti, o semplicemente perché ci mettono troppo tempo a studiare, vogliono costruirsi un metodo per studiare meglio e meno tempo. Tutto qua. Quindi, i vantaggi della memorizzazione è che richiede un po' di tempo all'inizio, e mi sa che ho detto la stessa cosa. Richiede un po' di tempo all'inizio, richiede un minimo di tempo. Vabbè, ho due svantaggi. Comunque, quello che volevo dire è che richiede un po' di tempo, ma richiede anche un minimo di abilità da sviluppare. Perché? Perché la memorizzazione, che mi riferivo al palazzo, comunque un minimo di abilità necessaria. Perché? Perché nel momento in cui tu applichi uno strumento come il palazzo della memoria e cominci a sperimentare la memorizzazione, stai facendo una cosa per la prima volta e ci sta che all'inizio ti faccia perdere un po' di tempo, cioè, ma anche lì è tempo investito, devi sviluppare un'abilità, quindi è nel tuo interesse svilupparla, molto importante, cioè, altrimenti sì, ti dovrei dire sì, vai, questa tecnica di supermemoria diventi all'istante un memorizzatore, un campione di memoria. No, non funziona così, ci vuole un po' di tempo, preferisco essere onesto. Ti dico che all'inizio ci vuole un po' di tempo, ma è tempo investito. Se non lo fai adesso, lo farai per gli esami un domani. Quindi tanto vale investirlo adesso in modo tale che ci metterai sempre di meno a preparare gli esami. Almeno io ho fatto così e mi sono trovato abbastanza bene. Poi, vantaggi e svantaggi dell'esposizione. Beh, alla certezza di saper esporre quello che hai studiato, all'esame mostri la preparazione perfetta per la proprietà di linguaggio, non per i dettagli tecnici come il punto prima, ma per la proprietà di linguaggio che hai acquisito a casa. Perché se tu simuli l'esame a casa tua dopo che hai memorizzato, quindi non ripetendo, è ovvio che hai una proprietà di linguaggio che stupisce il professore, dice porca miseria, e a volte a me i professori me lo dicevano, veramente complimenti, mi sembra di parlare con un collega, cioè mi sembra di parlare con una persona che è, cioè non un collega, dai, però non è necessario che ti chiamino collega, però è una persona che è veramente esperta di quella materia, ok? Cioè, anche lì ho detto una frase forte, mi sembra di parlare con un collega, però ragazzi, noi siamo dei piccoli ricercatori all'università, cioè noi facciamo ricerca su degli argomenti base, ok? Perché l'università comunque non sono argomenti, i primi anni non sono argomenti avanzati, quelli ci arrivano quando fai il ricercatore, però siamo dei piccoli ricercatori, tu devi vederti come un piccolo ricercatore, quindi come un collega devi parlare da professionista a professionista al professore. Non devi vergognarti di questa cosa, anzi puoi fare delle domande, le puoi fare al ricevimento, le puoi fare addirittura anche all'esame. Il professore sta lì perché lo paghi tu, è un tuo servizio, cioè l'hai pagato tu lo stipendio del professore con le tasse. Che ficcatela bene in testa questa frase, perché tutto questo, cioè questa consapevolezza mi ha cambiato completamente il significato che davo all'esame, il significato che davo al professore, il senso di giudizio che provavano nei miei confronti quando non passavo un esame. Non passi un esame, va bene, prendi un voto basso, va bene, non c'è problema. Impari qualcosa e ci rivai la prossima volta. E questo è l'atteggiamento che dobbiamo avere all'università. Non questo, ah no, speriamo che mi passa, oppure no, il professore boccia tutti e stai terrorizzato. Non è questo, è un professionista che stai pagando tu. Quindi è un servizio che è a tua disposizione. Ultimo vantaggio, non hai più voti di memoria la mattina prima dell'esame, ma su questo ci eravamo già chiariti, cioè se tu ti alleni a esporre, sai già a casa quello che sai, quindi all'esame vai molto più tranquillo. Lo so che per alcune persone sembra follia sta cosa, dice ma come, vado tranquillo all'esame. Ragazzi, era follia anche per me all'inizio, sono partito anch'io così, ma si può fare, l'abbiamo fatto per i nostri esami, lo fanno oggi centinaia di nostri studenti che lo applicano, si può fare. Se una cosa, anche era difficile accettare anche che la terra era rotonda, tutti quanti dicevano che era piatta, ma sempre più persone lo fanno, si applicano e testimoniano con i risultati e non con le parole che questa cosa si può fare, vi assicuro che riusciremo a creare un cambiamento anche culturale nelle persone, negli studenti, ed è per quello, ti ripeto, che noi ci spacchiamo la schiena a fare tutti questi video gratuiti per divulgare queste cose, perché è troppo importante, cioè è troppo importante che noi
usciamo da questa follia, da questo pensiero comune che tu debba stare male quando studi, che il professore debba farti paura, che quindi l'unica strategia che hai è sperare che passi l'esame. No, tu puoi fare tutto quello che è in tuo potere per costruirti un metodo e quindi per andare a fare l'esame tranquillo. Non è una cosa folle, era folle anche che la Terra era rotonda, però a un certo punto le persone l'hanno capito, ci hanno messo un po', però l'hanno capito. E si può fare andare a studiare, si può fare studiare in modo tranquillo, si può essere concentrati mentre si studia, si può essere anche tranquilli la mattina prima dell'esame con una preparazione tale da avere un ottimo linguaggio tecnico. Questi sono i vantaggi della fase dell'esposizione. Lo svantaggio, ovviamente, è che anche in questo caso richiede un po' di tempo. A casa, quando un altro studente avrebbe chiuso il libro, tu ti metti lì e simuli l'esposizione, ma ripeto, non ti metti lì a ripetere, ripetere, ripetere con il libro aperto cercando. No. L'esposizione si fa con il libro chiuso, dopo che hai compreso, quindi fatto gli schemi, dopo che hai memorizzato, quindi utilizzato il palazzo della memoria, devi esporre. Quindi ti metti lì e simuli le condizioni dell'esame a casa tua. Questo automaticamente ti fa perdere un po' di tempo, ok? Ma ti dà una sicurezza tale all'esame perché tu dici, porca miseria, ci cioè vado lì e veramente stupisco il professore per la mia preparazione, ma anche per la passione con cui ci metti, perché veramente tu traspare passione da quello che dici, non soltanto preparazione, ma proprio passione perché sei una persona che è veramente padrone della materia. Molto importante questo. Quindi chiudiamo con le quattro fasi, ti dico anche quelle che sono le percentuali, ma prima vorrei dirti le percentuali con cui devi dedicarti a queste quattro fasi. Prima vorrei dirti per chiudere anche il vantaggio competitivo che tu hai nei confronti degli altri studenti, perché con questa strategia puoi preparare un esame anche in un quarto del tempo. Sì, io ti ho appena dato la strategia con cui tu preparare un esame in un quarto del tempo rispetto a uno studente, perché con un metodo di studio tradizionale ci vuole almeno 4, almeno abbiamo calcolato che ci vuole 4 volte il tempo che ci vuole per questi esami. Quindi se tu ci mettevi 2 mesi, adesso ci metterai 2 settimane, se ci mettevi un mese ci metterai una settimana e così via. Perché? Perché se tu studi in fasi, quindi prima organizzi, poi comprendi, poi memorizzi e poi esponi, elimini tutta una serie di perdite di tempo, di attività inutili, che sono inutili appunto ai fini dell'esame, e sono tutto il tempo che passi a pensare che devi studiare e invece non studi, quella è una perdita di tempo, tutto il tempo che passi mentre studi e stai là, leggi, leggi, leggi il libro, però in realtà non ti ricordi niente e quindi anche quella è una perdita di tempo, oppure il tempo che passi con la testa per aria mentre dovresti studiare, anche quella è una perdita di tempo, tutte le informazioni che leggi e poi non ti ricordi, quella è una perdita di tempo, tutte le cose che ti ricordi, poniamo anche che te le ricordi, poi dopo non ti sai ricordare all'esame, perché all'esame perdi sempre qualcosa nell'esposizione, anche questa è una perdita di tempo, cioè sono tutte perdite di tempo che se tu le elimini non è che è magia, dici ah è magia studiare in un quarto del tempo, no, basta togliere le perdite di tempo, basta studiare con una strategia, quindi il tempo che impieghi lo utilizzi in modo che abbia un senso, dopodiché ovviamente puoi preparare gli esami in un quarto del tempo, puoi prendere anche voti alti e puoi laurearti appunto in un tempo utile, in un tempo che possa permetterti di raggiungere i tuoi obiettivi all'università. Quindi, chiarito questo, vediamo quali sono le percentuali delle quattro fasi e poi ci salutiamo. Per quanto riguarda l'organizzazione, non ho dato percentuale perché è lo 0%, in quanto è soggettivo, cioè questo dipende molto dal. Non è soggettivo nel senso che il metodo è soggettivo, dipende molto da quanto facilmente riesci a trovare le domande, quanto riesci a capire quelli che sono gli argomenti che piacciono al professore, domande più chieste all'esame, quindi puoi reperire domande, puoi cercare dai siti internet, puoi cercare sui gruppi Facebook, puoi confrontarti con altri amici, ci sono mille modi per farlo. L'importante è che tu pensi che non che 0% nel senso che non abbia tempo, non ci voglia tempo, anzi ci vogliono dei giorni per fare questa fase, però l'importante è che tu devi farlo prima di iniziare a studiare, questo è importante perché poi dopo tutte le percentuali sono pensate dalla comprensione in poi, quindi l'organizzazione è una cosa che proprio viene prima di cominciare a studiare. Fatto questo, quindi c'è la comprensione che è al 60%, quindi tu se tu hai per esempio, facciamo un esempio, 2 settimane per preparare un esame, sono 14 giorni. 14 giorni vuol dire che il 60% di 14 giorni sono più o meno 8 giorni. Se tu studiassi anche i sabati e le domeniche, però magari non è possibile questa cosa. Quindi mettiamo il caso che tu hai 14 giorni esclusi i sabati e le domeniche, quindi in tutto ci metterai, che ne so, 16-17 giorni di calendario, però sono in tutto comunque 14 giorni di studio. Impara a vedere il tuo tempo così, cioè non pensare che tu devi studiare tutto il giorno o tutti i giorni, no, datti del tempo, cioè, perché se tu ti dai del tempo e quindi stringi, limiti l'arco temporale, sei di conseguenza più produttivo. Solo per questa cosa è una bella tecnica di strategia di gestione del tempo, questa qua. Se tu blocchi il tempo e ti limiti il tempo e in quei giorni studi soltanto, sei molto più produttivo. Quindi, tornando al nostro esempio, se tu ci metti 14 giorni per preparare un esame, 8 giorni sono dedicati alla comprensione, quindi alla rielaborazione.
Il 30% è per la memorizzazione, quindi se sono 8 giorni per la memorizzazione, sono altri 4 giorni per la memorizzazione, quindi tu impiegherai questi 4 giorni a creare mappe mnemoniche e a utilizzare il palazzo della memoria per memorizzare e soltanto memorizzare. Non è che in questi giorni ti metti a leggere il libro, No, non funziona così. Devi memorizzare, questa è la cosa più importante. Memorizzi gli argomenti più importanti gli argomenti che prima hai rielaborato e per 4 giorni, e negli ultimi, mi pare che sono rimasti 2 giorni, giusto? 8 giorni di comprensione, 4 giorni di memorizzazione sono 12, altri 2 giorni, quindi esposizione, e il 10%, quindi 60% comprensione, 8 giorni, nel caso tu abbia 14 giorni, se no può essere anche la metà, può essere 4 giorni di comprensione, 2 giorni di memorizzazione e 1 giorno esposizione, si può fare, quindi è adattabile questa, anche se fossero 15, 16, ci puoi adattare, basta che ti regoli con le mezze giornate, però l'importante è che tu studi in fasi, quindi prima organizzi, e questo richiede, ripeto, una percentuale perché è abbastanza soggettivo rispetto alle esigenze che hai in quel momento, alle risorse che riesci a reperire. Comprensione 60%, quindi tu per un X giorni ti dedichi soltanto alla comprensione e alla rielaborazione. Memorizzazione 30%, quindi per X giorni ti dedichi soltanto a memorizzare con il palazzo della memoria. Ultima fase di esposizione, devi simulare le condizioni dell'esame a casa, cioè prendi le cose che hai memorizzato e ti allini proprio ad esporre come se fossi un esame. Questa cosa ti dà una proprietà di linguaggio che il professore, l'assistente o chi per lui veramente ti riconosce come un suo pari, cioè ti riconosce come una persona competente che da professionista a professionista, è quello che ci dicono i nostri studenti, cioè mi sembrava di parlare la stessa lingua, cioè da professionista a professionista, e questa è la cosa bella, perché è questo che è così che dobbiamo porci nei confronti del professore. Se tu ti poni come uno studentello che sta lì per rubarsi l'esame, il professore ovviamente si sarà sempre più devi sempre pensa a quello che in questo momento pensano i professori degli studenti, con tutti gli studenti che hanno. Ci sta, no, che abbiano delle cattive opinioni riguardo gli studenti, cioè ci sta che magari pensano, ah no, però gli studenti sempre che vengono qui e, non lo so, vogliono rubarsi l'esame, o semplicemente non sono preparati perché non hanno un linguaggio tecnico. Il professore in realtà a volte non è nemmeno cattivo, è che semplicemente è frustrato per tutta una serie di persone che devono sopportare la loro vita, che sono o i colleghi per fatti loro, questi sono fatti loro, molto spesso anche degli studenti che sono i famosi rassegnati di cui dicevamo prima, che non, vanno all'esame completamente svogliati, completamente anche irrispettosi dal punto di vista personale, che ovviamente io ti dico il professore è un professionista che paghi tu, ma questo non vuol dire che devi arrivare lì che devi mancare di rispetto, perché è un professionista. Quindi io quando vado dal mio avvocato, che è un professionista che pago, ti assicuro che ci vado con una forma di rispetto, perché rispetto il professionista. Per il professore è la stessa cosa, però pensaci a questo, cioè pensa a cosa pensa il professore di te. Tu devi ovviamente convincerlo che tu sei uno studente preparato. L'esame è questo giochino qui, cioè il gioco in cui tu, se tu la vedi come un gioco, comincia a diventare anche divertente, cioè è il gioco in cui tu puoi dimostrare al professore, ma non nel senso che gli devi dimostrare perché tu devi essere, no, devi semplicemente far valutare al professore la tua preparazione, cioè quello che, per cui tu ti sei impegnato a casa nelle settimane precedenti. Questo è, spero di averti dato delle strategie valide e concrete da applicare per il tuo metodo di studio universitario, quindi per farti studiare meglio in meno tempo. Nella descrizione di questo video trovi tutti i link per continuare, tutti i link anche che ti ho citato durante il video, quindi il nostro sito, i nostri video gratuiti, magari i nostri corsi, i nostri libri, cioè potrai continuare come meglio credi, però abbiamo un sacco di video gratuiti anche sul canale, ci sono un sacco di articoli interessanti che puoi leggere sul nostro blog, e ti consiglio veramente di continuare e di cominciare adesso a costruire un metodo di studio universitario. Non è mai troppo tardi, cioè non è che tu, se ti mancano pochi esami alla laurea, è tardi, no, perché... Cioè, sembra una frase banale, meglio tardi che mai, però questo metodo comunque ti dà una sicurezza che anche soltanto per un esame io lo darei. Io ho scoperto questo metodo purtroppo soltanto al quarto anno di università, quindi mi mancavano comunque pochi esami, non erano tantissimi gli esami. E comunque mi ha dato una sicurezza per gli ultimi esami che ti porta dentro, cioè non è soltanto prendersi l'esame, che poi tu ti porti questo senso di sicurezza anche dopo nel mondo del lavoro. Perché? Perché hai fronteggiato al massimo questa, diciamo, come posso chiamarla, questa
questa prova, questo stress. L'università serve anche a questo, serve a insegnarci a gestire lo stress, almeno possiamo vederla così. Quindi molto importante questa cosa, sia se stai cominciando adesso l'università, in questo caso sei molto fortunato perché hai scoperto questo metodo all'inizio del tuo percorso, sia se invece stai agli ultimi esami, dedica del tempo per costruirti un metodo di studio universitario, per costruirti un sistema che ti insegni a studiare e che ti liberi dall'ansia per l'esame e ti faccia ritrovare il piacere di studiare con passione, per laurearti in corso, come spero, e con voti alti. Quindi ti faccio un grande in bocca al lupo per i tuoi esami, continua pure con i nostri video gratuiti, con il nostro sito, con i nostri corsi e niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao!